Mister Baratta, la vigilia dell'esordio in campionato contro il Mezzolara. Innanzitutto volevo chiederle che partita si aspetta da domani e se secondo lei ci sarà una reazione da parte della squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa. Beh, mi aspetto una partita difficile, come saranno difficili tutte le partite che dovremo affrontare, difficile ma non impossibile, perché sarà un campionato caratterizzato secondo me da grande equilibrio. Non si potranno fare, non si potrà giocare una partita come quella che abbiamo fatto domenica, perché giocare a bassa intensità in questo campionato ti porta ad avere dei guai. Evidentemente questa squadra non ha ancora nel DNA, non è ancora riuscita a tirare fuori quell'aggressività, quella combattività, quel ritmo che dovremo sicuramente tirare fuori già a partire da domenica. Lorenzo Fava di Sport Parma chiede quali sono le maggiori insidie della partita di domani, non solo per l'avversario che è un esperto, un veterano della categoria, ma soprattutto per gli aspetti in cui il gruppo del Borgo deve crescere. Noi cresceremo sicuramente allenandoci a modo, giocando delle partite importanti, però cresceremo anche quando recupereremo giocatori importanti. Perché cercare degli alibi per uno che fa sport è la peggiore delle cose, però io non posso non dire che domani non ho Lupoli, che domani non ho Porcari, che domani non ho Rossi, che domani non ho Baldini, domani andiamo e cercheremo di giocare e sicuramente riusciremo a mettere in campo una squadra competitiva. Comunque non è a livello di organico l'inizio che sognavo. Sempre Sport Parma chiede se la sconfitta in Coppa ha complicato l'avvicinamento a questa partita o seppure è stata d'aiuto. No, la partita, parliamoci chiaro, le partite di Coppa per noi sarebbero state un fastidio, quindi questo non è che noi siamo andati là per essere eliminati, noi abbiamo giocato una brutta partita e questa settimana abbiamo cercato di capire i motivi. Probabilmente io mi auguro e sono convinto che ci servirà la partita giocata non bene domenica per giocare una gara di spessore domani. E sempre Sport Parma, per l'assenza di Porcari, chiede chi sarà il prescelto a sostituirlo in mezzo al campo e poi aggiungiamo anche tra i due portieri, che sono tutti e due giovani, le prime esperienze, se c'è già una gerarchia o seppure si alterneranno durante la stagione. Non c'è una gerarchia, non ci sarà mai. Sono due portieri di grande, secondo me, di grande livello, di grandi prospettive. La differenza tra uno e l'altro è nella classe anagrafica. Uno è un 2003, domani ho Baldini, non ho Baldini a disposizione, pronto per giocare ho solo un 2003 che è Zambruno e quindi domani per forza di cose deve giocare Frattini, però non è una scelta tecnica ma una scelta legata al discorso degli under. Su Porcari invece? Su Porcari di questa squadra è l'anima, non lo diciamo da adesso, non c'è un sostituto di Porcari, però noi abbiamo tanti giocatori di grande livello, domani sarà nei 18, nei 20 Abelli e Abelli è un giocatore che abbiamo preso perché riteniamo nel circondario, per il mercato che possiamo fare noi, un top. Grazie, in bocca al lupo. Credi.